Quindi buonasera e benvenuti a tutti quanti. Vi ringrazio di essere qui per l'ultima serata del corso dedicato a dirigenti, responsabili di settore e tecnici della Libertas. Io spero che fino ad ora abbiate quantomeno, siate riusciti ad aver ricevuto una formazione all'altezza delle vostre aspettative. E stasera sono sicura che sarà ancora, non si può dire ancora meglio perché tutto sommato sono state tutte di altissimo livello, ma certamente sono sicura che sarà all'altezza sia delle vostre aspettative che del livello che abbiamo mantenuto fino ad ora. Quindi prego tutti quanti di spegnere i microfoni, di stare attenti a spegnere i microfoni perché il rumore di qualcuno potrebbe infastidire o comunque interrompere o disturbare la relazione. E comunque, in ogni caso, siete invitati a fare tutte le domande che volete, quando volete, attraverso la chat. Alla fine dell'intervento del relatore, che stasera ci parlerà di comunicazione, ed è Giuseppe Dorsi. Giuseppe risponderà a tutte le vostre domande, sarà disposto a rispondere a tutte le vostre domande. Allo stesso modo, come si possono fare da Zoom, le domande potete farle anche attraverso YouTube, tramite la chat online, e sarò io personalmente a girare la domanda a Giuseppe Dorsi, che vi risponderà poi in diretta. Quindi, non abbiate paura a chiedere, ad intervenire. A questo punto, per l'ultima serata, volevo dare la parola a Ivo Neri, che insieme alla Libertà Servizi e al nostro presidente regionale Lorenzo Cella, che è sempre presente, ha dato un grosso contributo ad organizzare questo corso, soprattutto dal punto di vista burocratico. Infatti, vi darà le risposte a tutte le domande che vi starete facendo, cioè sugli attestati di frequenza e su come utilizzare queste ore di formazione per il vostro rinnovo tessera. Quindi Ivo Neri, a te la parola, il presidente provinciale Libertas di Pordenone. Bene, buonasera a tutti. Noi siamo molto contenti della vostra partecipazione. Non era mai successo che più di 150 persone partecipassero a un corso. E vi dirò che burocraticamente è stata veramente dura. Con questo voglio ringraziare il Centro Regionale Libertas che ha voluto questo corso e l'ha organizzato e noi come Scuola Territoriale della Formazione di Pordenone l'abbiamo organizzato amministrativamente e burocraticamente. Allora, da domani mattina vi inizierò a inviare via email a tutti quanti, siete più di 150 iscritti, e l'attestato. Sull'attestato, noterete, in basso a destra, ci sono 8 ore. C'è scritto 8 ore di accreditamento. Quindi chi deve ancora rinnovare il tesserino di Tecnico Libertas quest'anno può usufruire di questo accreditamento di 8 ore. Invece chi l'ha già fatto lo può usufruire per il prossimo anno. Ecco, una cosa, siccome che abbiamo due o tre bonifici che non si capisce di chi sono, quindi, fra 3-4 giorni, se non riceverete l'attestato, mi mandate un'email e mi dite: io non ho ricevuto l'attestato, quindi controllerò e poi ve lo farò avere. Perché ci sono due o tre che non riusciamo a capire di chi sono questi bonifici. Quindi abbiate pazienza se qualcuno lo riceve magari fra 4-5 giorni. Io adesso vorrei presentare il dottor Giuseppe Dorsi che ci parlerà della comunicazione. Dorsi è un grafico che ha lavorato
con Oliviero Toscani, e ha fatto le sue campagne pubblicitarie famose, penso che lo conoscete tutti, però oltre che a un pubblicitario è una cintura nera di judo, anche se mi diceva prima che non lo pratica più, però una cintura nera rimane cintura nera per tutta la vita. È qua di Pordenone, della Polisportiva Libertas Villanova, e quindi per noi è un grande orgoglio. A te, Daniela. Benissimo, io ti ringrazio tanto, ti ringraziano tanto anche tutti gli altri per i chiarimenti burocratici che io stessa non so dare, che io ovviamente non so dare. Ricordo ancora una volta a tutti quanti che potete riascoltare questa relazione, come tutte le altre, sul canale YouTube della Libertas FVG. Sta andando adesso in streaming, ma rimarrà sul canale e quindi potrete consultarla tutte le volte che volete. Quindi adesso ho l'onore di dare la parola a Giuseppe Dorsi. Giuseppe, a te. Ecco, mi sentite? Credo di sì. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per le presentazioni, grazie a Daniela, grazie a Ivo. E quindi è già stato detto fin troppo su di me e quindi iniziamo subito con la presentazione, poiché credo che ci saranno diverse domande alla fine, quindi dedicherei molto spazio anche a quello. Allora, condivido lo schermo, se c'è qualcosa che non va fatemi dei cenni. E parliamo di comunicazione. Comunicazione è un termine ampio e abusatissimo, quindi cercherò di, come dire, focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che credo possano essere utili in maniera, diciamo, ovviamente dovrò fare, come dire, il cosiddetto volo d'uccello un po' su alcuni aspetti specifici, ma non potrò andare troppo a fondo, quindi magari se qualcuno alla fine avrà delle domande un po' più pertinenti per le situazioni più specifiche, poi possiamo vedere alla fine. Il tema dell'incontro che ho voluto dare è comunicazione, comunicare per immagini. Comunicare per immagini perché è uno degli aspetti più immediati e forse meno complessi, che ognuno di voi richiederà meno impegno per ottenere dei risultati. Come si dice, un'immagine contiene più di, no, si spiega più di 100 parole. E quindi vi racconterò un po' come attraverso alcuni aspetti, alcune strategie, si possono ottenere dei risultati e come, soprattutto in una, ovviamente, il tema dell'attualità, come in uscita o probabilmente in futura uscita, in prossima uscita da questa pandemia, si possa comunque riattivare un certo tipo di comunicazione con i propri utenti. L'obiettivo di questa che ho dato a questa presentazione questa serata è fornire strategie e strumenti per migliorare la propria comunicazione. Come raggiungere questi obiettivi, questo obiettivo? Bisogna avere una consapevolezza della propria immagine. La propria immagine, e sottolineo l'immagine visiva, prima di intraprendere una serie di strategie. Quello che vi propongo è l'utilizzo di strumenti che sono a tutti noti, a tutti raggiungibili, e soprattutto in questo momento storico, da una decina d'anni, sono tutti per lo più gratuiti. L'unico, come dire, che non è poco, l'unico ostacolo è che, essendo gratuiti, sono diventati di dominio pubblico e tutti pensano di saperli padroneggiare e utilizzare. Quindi si è creata una massa informe di informazioni che molto spesso non hanno una direzione. E vi darò qualche indirizzo. Questa presentazione poi sarà condivisa e quindi spero che possa esservi utile.
Si parlerà di marketing e di brand, ma soprattutto voglio fare una premessa di cui vi do già una soluzione. Ci sono molti inglesismi, ahimè, purtroppo è dovuto all'eredità che ci portiamo dietro rispetto a questo mestiere, che è un'eredità di tipo anglosassone, e quindi molti termini sono rientrati anche nella nostra lingua, non sono neanche troppo traducibili. Io cercherò di spiegarveli tutte le volte, magari qualcuno li conosce già, quindi mi perdonerete. Alla fine, in ogni caso, abbiamo messo un dizionario dove avete comunque la traduzione di tutti i termini. Si parla di marketing e di brand. Che cos'è il marketing e che cos'è il brand? Marketing è banalmente la traduzione di mercato. Voi con tutte le vostre attività, le vostre scuole, le vostre, i centri sportivi, state tutti su un mercato, come le aziende. E in questo mercato dovete come dire, nuotare, cercare di emergere, cercare di essere visti per quello che decidete di apparire, e dovete deciderlo voi. Se voi non lo decidete, lo deciderà qualcun altro al posto vostro. Per quello è importante curare ogni minimo dettaglio della propria comunicazione. Il brand che cos'è? Se chiedessimo, ognuno di voi mi direbbe sicuramente qualcosa di diverso, qualcuno mi direbbe ma il marchio, ma qualcuno mi direbbe quella scritta che si mette sotto il marchio. Il brand è l'insieme di tante cose, ma fondamentalmente è una relazione tra voi che offrite un servizio e i vostri clienti, che sono gli atleti, ognuno poi li chiama in modo diverso. Questa relazione costruisce il vostro brand, che nel 2021 è una cosa fondamentale anche per un centro, una società sportiva. Che cosa deve evocare il brand? Il brand deve avere un valore distintivo, deve avere dei valori, quindi voi nella costruzione del vostro brand dovete trasmettere principi ideali in cui l'atleta vuole ritrovarsi, in cui il ragazzo, la ragazza, il giovane, il meno giovane, vuole sentirsi appartenere. Non è semplicemente un ragazzo, una ragazza, comunque un atleta, uno che decide di intraprendere un percorso sportivo che vuole avvicinarsi a uno sport, ma perché la concorrenza è tantissima, immagino. Per emergere su questa concorrenza dovete trasmettere dei valori, dei principi che emergano rispetto ai vostri concorrenti. Il brand quindi determina, è determinante per il successo di un'attività. E quindi quello che io vi cercherò di trasmettere questa sera è una strategia per comunicare i vostri servizi, quindi per metterli sul mercato, quindi il marketing, attraverso la costruzione di un brand efficace, un brand che sappia comunicare quello che voi siete veramente. E quindi queste slide vi accompagneranno in una serie di processi per cercare di capire come tirare fuori dal vostro percorso, dalla vostra esperienza, da quello che state cercando di costruire e comunicarlo verso l'esterno, e soprattutto vi dirò anche dove comunicarlo. Questo è uno schema che rappresenta la strategia di marketing che si basa sulla costruzione del brand. Che cosa bisogna fare? Ve li elenco adesso e poi li vedremo uno ad uno e cercherò di spiegare il significato di questi termini che insomma un po' antipatici forse anche. Si parla di branding o brand management. È una cosa molto banale. Il management che cos'è? È un organizzatore. Quindi organizzare il proprio brand è una cosa fondamentale. Quello che c'è in giro c'è o ad altissimi livelli o a livelli molto bassi, perché si pensa, come ho iniziato questa discussione, che è una cosa facile, che è una cosa che con qualche colore si può fare, che può fare l'amico dell'amico, che è nel tempo libero. È una cosa che richiede molto tempo, che richiede molta dedizione ed è molto scientifica anche, perché dà risultati. I risultati sono sempre misurabili e vi dimostrerò come sono misurabili, però non si può improvvisare.
Questo non vuol dire che domani mattina dovete andare tutti da un'agenzia a farvi costruire o farvi fare la vostra strategia di marketing, potete farla anche da soli, spero insomma che questa serata vi possa aiutare, ma richiede del tempo, richiede diverso tempo. Quindi parleremo di brand identity, di brand equity, di corporate image e il marchio. Come vedete il marchio è la fine, no? Quindi il marchio è uno dei pezzi che comprende questo panorama. Quindi, come vi ho detto prima, il management è l'insieme di attività strategiche e operative per la costruzione del marchio. Bisogna organizzare tutte le azioni, metterle in fila, sapere cosa fare. E il mio target, il target è dove io mi devo dirigere per ottenere i miei risultati. Se il mio centro sportivo vuole operare con i bambini di una certa età, dai 7 ai 12 anni, quello è l'individuo, quello che si chiama il target, devo fare tutta una serie di azioni, devo pianificarle, e questa organizzazione si chiama brand management. La brand identity è l'insieme degli aspetti sia visivi che testuali, quindi grafici comunicativi, che determinano la percezione e la reputazione del vostro brand. Quindi la scelta di cosa scrivere, di come scriverlo, di quando scriverlo, dei colori, sento un audio aperto, colori, caratteri tipografici, molto spesso viene tutto e tutto insieme sottovalutato, ma tutto quello parla di voi, parlerà di voi, a chi non vi conosce, e darà una fotografia di quello che siete. E se non lo curate, quella fotografia rimarrà quella persona che vede, che in quel momento sta guardando voi. Quindi la cura di questi aspetti determina il successo di un marchio. Brand equity, anche se la parola non è molto conosciuta, indica semplicemente, l'icona è molto esemplificativa, il peso di un marchio. Ci sono marchi che molto spesso valgono molto di più di quello che poi in realtà la società fa. Si è molto più bravi a comunicare che magari a proporre il proprio servizio. Questo ovviamente è una medaglia che ha due facce, però questo aspetto della comunicazione è importantissimo, perché molto spesso bisogna dare molto più valore al marchio, perché magari in determinati periodi, come in questo momento ad esempio, che moltissimi di voi immagino non hanno la possibilità di portare avanti le proprie attività, bisogna puntare proprio sul valorizzare il marchio, perché questo momento storico passerà e chi si ricorderà di voi ovviamente tornerà nei vostri centri, nelle vostre palestre, se solo chiaramente avrete portato avanti un certo tipo di comunicazione con i vostri atleti, con i vostri utenti. E alla fine di tutto è il marchio. Il marchio semplicemente è quella parte visiva che vi contraddistingue, che molto spesso è progettata bene, in tantissimi centri ho visto delle cose progettate molto molto bene, in altri molto molto meno. È una cosa che bisogna affrontare professionalmente, ripeto, e quindi un elemento che determina la personalità, che determina le informazioni che volete trasmettere, e quindi come dire, in poche parole, la vostra identità. Come il marchio può essere progettato? Qui ho messo li ho sintetizzati in 7 passaggi per poter, come dire, progettare un marchio, quindi magari capire se il vostro marchio è ben progettato. Quindi chiaramente dopo vi farò vedere un esempio, tra l'altro molto semplice, senza fare grossi nomi, di un piccolo centro con cui abbiamo fatto un piccolo lavoro, però che dignitosamente portano avanti in maniera molto interessante. Quindi si parla di concept, il concept è l'idea, quindi il marchio deve avere un'idea,
deve trasmettere un'idea, non può essere semplicemente un nome con un colore, ma magari trasmettere una storia che rappresenta l'identità di quel particolare sport o di quel particolare centro. Il nome, no? Il nome della marca, in questo caso del marchio, è la medesima cosa, quindi capire esattamente se il nome della vostra società è esemplificativo di quello che siete e di quello che fate. Il nome può essere accompagnato da una piccola frase che ne aumenta il valore. Questa frase, punto 3, si chiama payoff, che in gergo vuol dire la frase di chiusura. Vicino al marchio potete mettere una frase che vi aiuta a raccontare meglio chi siete e che cosa fate, ovvero contestualizzare meglio la vostra attività. Poi c'è il disegno del simbolo, ovviamente, quindi la rappresentazione visiva di quell'idea di cui vi ho parlato al punto 1. Il tutto ovviamente deve essere scritto, i testi vanno scritti. La scrittura si chiama carattere tipografico, no? Nessuno sicuramente sa perché si chiama carattere tipografico. Il carattere si chiama così proprio perché dà il carattere alle cose, quindi scrivere in un modo piuttosto che in un altro determina delle percezioni verso chi legge, verso chi guarda, che non sono sempre uguali. Quindi dovete scegliere attentamente come scrivere. Così come il punto 7, i colori che utilizzate. Ci sono determinati colori che trasmettono delle cose, che per alcune attività vanno bene, determinati colori che trasmettono altre cose, che magari per la stessa attività non vanno bene. Lo spettro dei colori è infinito, però è classificato, e quindi scegliere il colore, anche questo, insomma, è un'attenzione che dovete sicuramente porre per portare a termine la progettazione di un buon marchio. Il marchio poi, una volta disegnato bene, deve essere applicato. Farete, immagino, tante cose, dai volantini per i programmi delle vostre attività, per gli eventi, le newsletter, piuttosto che usarlo sui social. L'insieme di queste attività devono essere coordinate. E questa coordinazione si chiama l'immagine coordinata, o in inglese corporate image. E deve essere fatta in maniera scrupolosa, organizzata e precisa. Altrimenti ci si trova in situazioni in cui si parte con un marchio tondo e si finisce con un marchio ovale, perché lo utilizzano, lo modificano, lo stretchano. E questo è uno dei grandi problemi che colpiscono questo tipo di attività. Quindi, riassumendo, brand management, brand identity, brand equity, corporate image e marchio. Tutti devono essere coerenti e coordinati in ogni canale comunicativo. Quindi questa è la tavolozza delle attività che poi vanno prese, vanno realizzate e vanno utilizzate nei diversi canali di cui vi parlerò. Un brand sportivo, o generalizzato ovviamente, siete in tanti e ognuno di voi rappresenta discipline, sport diversi. Ognuno di voi dovrà comunicare dei valori emozionali, dovrà comunicarli a chi è già cliente, a chi già viene nel vostro centro. Il fatto che già venga e che è già affezionato a voi non vuol dire che lo sarà sempre. Quindi il punto 2, gli stakeholder sono i vostri utenti, che già ci sono, quindi gli home stakeholder, e quelli che potrebbero arrivare da voi, quindi quelli esterni, punto 3. Comunicare a chi è già vostro affezionato, che già vi frequenta, ha dei canali, e non dovete sottovalutarli. Come vi dicevo, chi è già vostro utente non è detto che lo sia domani. E comunicare bene con loro vuol dire anche dare la possibilità di un buon passaparola, che è uno degli strumenti di comunicazione più potente nel mondo sportivo. E poi chiaramente comunicare verso l'esterno in un certo modo può attirare nuovi stakeholder, nuovi utenti. In un momento di crisi epocale come questo, globale come questo,
cosa può fare il mondo sportivo che, come dire, di natura è in movimento fisico, che adesso il movimento fisico è lì, non voglio dire precluso, ma sicuramente limitato. Sicuramente può comunicare i valori culturali dello sport. Lo sport ha storia, ognuna delle vostre discipline ha delle storie lunghissime, delle storie che magari i più giovani neanche conoscono. Questo è il momento di comunicare la cultura del proprio sport e quindi evolvere, come dire, l'attività fisica che in questo momento è preclusa con un'attività più cerebrale. E poi trovare tutti i valori condivisi, quindi trovare quei valori che rappresentano la vostra attività e che potrebbero andare a intercettare i vostri presenti e futuri utenti sportivi. I valori trasmessi a cui sono legati lo sviluppo e il successo di un brand. Questi sono i valori evocativi ed emozionali. Da ciò deriva il grande potenziale che il settore sportivo può rappresentare in ambito di branding. Lo sport, oltre ad essere una cosa visivamente, come dire, bella da vedere, è interessante, che attira sempre l'attenzione, soprattutto nei canali social, che sono come dire, lo strumento in questo momento più utilizzato. Se accompagnati da valori culturali possono diventare qualcosa di potentissimo. Pochi lo fanno perché chiaramente ci vuole tempo, bisogna fare ricerca, però è una cosa che attira molto. Ovviamente questo ve l'ho già spiegato, gli home stakeholder sono i clienti target, cioè quelli che sono già clienti del vostro centro, della vostra attività. Devono essere coinvolti e resi partecipi, soprattutto in questo momento. Quindi comunicare con una regolarità, con un programma preciso, aiuta a tenere saldo il rapporto, così come la comunicazione verso l'esterno, verso i potenziali nuovi atleti, a cui va trasmesso il valore dei principi del brand che abbiamo costruito sopra, in modo da riuscire a richiamarli, a fidelizzarli, devono essere attirati e catturati. Facendo la comunicazione verso l'interno e verso l'esterno, insomma, come dire, mettete delle buone radici nel momento in cui si riaprirà tutto. I valori condivisi ovviamente sono la parte fondamentale del brand, cioè dovete trovare quella radice per cui un certo tipo di persona viene nel vostro centro e un certo tipo viene attualmente, un certo tipo di persona potrà venire in futuro. Sorreggono e legano e uniscono i singoli aspetti aziendali, conferendovi un valore maggiore e aggiuntivo. In termini calcistici sono visti come il goal del brand, quindi determinano la visione, la vision del brand e la sua identità fondamentale. È un pensiero molto profondo quello di trovare i valori condivisi, capire perché qualcuno viene nel mio centro, capirlo e, come dire, riassumerlo e cercare di comunicarlo verso l'esterno. Questo lo potete capire parlando con chi viene nel vostro centro, cercando di capire questi valori. I valori culturali sono quelli di cui vi ho parlato prima, quindi gli aspetti che contraddistinguono il vostro marchio, quindi considerare significa gestire ed amministrare le proprie attività con l'obiettivo di generare interazione tra la creatività di chi partecipa e chi è fuori. E quindi si possono studiare tantissime cose, ci sono, ripeto, lo dico perché ci tengo molto a questo aspetto qui, ci sono tantissime storie che legano le attività sportive a grandi livelli o a livelli meno agonistici e questo è di grande richiamo. Come può avvenire un'attività di promozione per sostenere e promuovere la vostra attività? Ci sono chiaramente dei mezzi tradizionali e dei mezzi digitali, quindi c'è questa grande divisione. I mezzi tradizionali, quelli che reputo, come dire,
di vecchia generazione, ma che in questo momento non hanno neanche un grande appeal, quindi sono il classico volantinaggio, passaparole, cartelli pubblicitari, messaggi che possono passare tramite TV locali piuttosto che radio. Ma in questo momento, secondo me, ci interessano meno, perché non c'è un'esteriorità e quindi non hanno neanche un'efficacia. Parliamo quindi di strumenti digitali, strumenti a tutti accessibili. Quindi si parla di campagne web marketing, campagne demo, ovvero newsletter, e il grande tema sono i social media, su cui faremo un piccolo affondo per capire chi, cosa, come e quali qualità si possono trarre dai social media. Bene, si parla di realtà digitale per aumentare la visibilità. Questo è il nostro obiettivo fondamentale. Quindi si comunica per essere più visibili, per arrivare alle persone, per arrivare al nostro target. La realtà digitale è un, come dire, è una... sono diversi attori che uniti tra di loro possono diventare efficacissimi. Partiamo dal sito web, abbiamo i social media, le statistiche, strumento fondamentale, le community e le app. Ognuno singolarmente è molto poco efficace. Cioè, se dite, ah, ma io faccio bene Facebook... Non, se ci metti vicino al sito web funziona 3 volte tanto. Sono da utilizzare insieme, si chiama mix marketing. Solo così potete avere dei risultati veramente efficaci. Partiamo dal sito web, che è fondamentale. Attualmente è come quasi passato di moda, no? Tanto ho la pagina Facebook, non mi serve il sito web. Allora, qui faccio un inciso. Il sito web è l'unica cosa che rimane di vostra proprietà, sempre. Ciò che avete sul social network non è di vostra proprietà, è di proprietà del social network. Quindi avere un sito web, anche semplice, anche con una pagina, anche solo con pochissime informazioni, ma quelle che servono, è utilissimo. È utilissimo perché, ripeto, è l'unica cosa che sul web rimane di vostra proprietà. E quindi l'ho identificato come il primo passo. All'interno del sito web, ovviamente, bisogna comunicare i valori del vostro centro in modo chiaro, fruibile, ben organizzato e possibilmente sempre aggiornato. Se decidete di mettere delle news sul sito, le news le dovete aggiornare di continuo. Perché non è una questione di vanità essere sempre aggiornati. La questione è molto tecnica. Se il sito è aggiornato, il motore di ricerca lo legge. Se non è aggiornato, il motore di ricerca lo penalizza e quindi non viene inserito nel ranking, nella classifica del motore di ricerca che in Occidente è il più diffuso, che è Google. Fare il sito web ce lo si può fare anche in casa. Ci sono strumenti semplicissimi, strumenti gratuiti, template preimpostati in cui si possono compilare con le informazioni minime necessarie. Però è uno strumento fondamentale. Sul sito web si possono applicare delle strategie di marketing per avere un posizionamento sui motori di ricerca quando vado a cercare lo sport che ho deciso di voler praticare. La ricerca, ovviamente, il motore di ricerca vi porta a farla attorno al vostro territorio, quindi voi dovete emergere su tutti i vostri competitor. Quindi avere una strategia vi permette di apparire prima piuttosto che un altro. Una posizione prima può voler dire un atleta guadagnato. Il sito web vi permette di raccogliere i dati. Adesso è diventato un po' più, si può sempre fare, un po' più complesso per via delle varie leggi sulla detenzione dei dati, però è possibile farlo. E questi contatti chiaramente si possono utilizzare. Si possono utilizzare per comunicare, per fare tutto quello di cui abbiamo parlato prima. Quindi nel momento in cui ho un contatto,
un dato diventa una possibilità di scambio. Magari non subito, ma potrebbe diventare un vostro atleta. E poi ci sono i social media. I social media sono degli enti privati che mettono a disposizione delle piattaforme sulle quali ci si scambia informazioni, immagini, contenuti, ma comunque non sono vostri. I social media devono appoggiarsi a un sito web, per quello dico che la copiata è sempre necessaria ed è il secondo passo, ovviamente. Svolgono la funzione di amplificatore. È fondamentale, dico, avere una pagina all'interno di un social network, non di tutti, magari uno, ma seguirlo bene. Ognuno poi troverà il social network più adatto alla propria sensibilità anche. Comunque, e poi lo vedremo, vi parlerò di tre possibili social network che sicuramente conoscete, cercando insomma di darvi qualche informazione in più. Cosa si può fare con i social media? In generale anche lì si possono acquisire nuovi contatti con nuove informazioni. Si può targetizzare il pubblico. Su alcuni social network si possono fare delle campagne con budget molto molto bassi, con dei target precisissimi, cioè si possono fare delle campagne dedicate a quella città in quel periodo, con quel target di persone, e si può arrivare veramente, e si può controllare tutto di quello che accade nelle campagne che fate. Sui social network si può capire la brand awareness, cioè ovvero capire quanto il vostro marchio è, il vostro centro sportivo è riconosciuto, quanto il valore che ha. Lo si può capire sui social network e si può utilizzare il social network per aumentare e far crescere tale notorietà e quindi moltiplicare la visibilità. Un post può essere visto da centinaia di migliaia di persone in pochissimi secondi, un manifesto forse no. E sui social network ovviamente si possono creare delle community, dei gruppi di persone che si scambiano delle informazioni, si scambiano dei messaggi, si scambiano il valore del centro che voi volete comunicare. Per gestire bene i social network dovete essere organizzati. Il piano editoriale è fondamentale, sapere dedicare del tempo per decidere di mese in mese che cosa volete pubblicare. Poi ovviamente i social sono nati anche per l'immediatezza, quindi c'è una news, cioè è successo un evento particolare, quindi dovete fare le comunicazioni, quelle istantanee, però dovete avere un programma molto preciso, decidere, usciamo due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, decidere qual è l'orario migliore. Ci sono tante scuole di pensiero, io vi suggerisco sempre quella di pubblicare la sera, tardi, per essere visti la mattina presto, perché la mattina presto è uno dei momenti, secondo le statistiche, in cui c'è la maggior parte delle persone, una delle prime cose che si fa la mattina è aprire il cellulare e vedere, andare a spiare cosa accade sui social. Quindi pubblicare la sera tardi. Non è detto che dovete farlo la sera tardi, si possono programmare. Quindi lo fate una volta e si autoprogrammano per tutto il mese. Però deve esserci un piano preciso. Perché l'essere umano è un abitudinario. Se comincia a vedere che tutti i lunedì e giovedì esce un post dal vostro centro, in maniera incontrollata comincerà a cercarlo. E soprattutto l'algoritmo dei social network lo premia questa cosa qua, perché l'algoritmo in matematica sa che voi avete un ritmo nel pubblicare. E con i social media ovviamente potete anche fare delle comunicazioni che immagino che già facciate, molto semplici, quindi informazioni pratiche, i corsi, le promozioni, le offerte, foto, chi frequenta il centro, articoli, approfondimenti, video lezioni, insomma quello che stiamo facendo adesso ad esempio, dirette dei corsi, contenuti informali, diventa una famiglia, no? Il social di un centro, quindi raccontare chi c'è, chi non c'è, gli auguri, i compleanni,
E poi c'è la messaggistica istantanea con cui scambiarsi informazioni, diciamo, in maniera veloce ma subitanea. Il mondo dei social, come immagino già sapete, viviamo tutti la stessa epoca, è immenso, infinito, cioè noi ne conosciamo 5-6, ma se ve li elenco tutti e stiamo qui tutta la sera, ogni paese ne promuove uno alla settimana. Ovviamente bisogna andare dove c'è mercato, dove c'è possibilità. Io vi parlerò dei tre social che secondo me possono interessarvi di più in questo momento. Allora, il primo è YouTube ed è insieme a Facebook è il social network più vecchio. Si parla del 2000, Facebook del 2004 e YouTube è nato l'anno dopo. Adesso sono tutti e tre di proprietà di Facebook e YouTube è una televisione online, così è stata definita quando è stata creata. È fondamentale che voi abbiate, secondo me, più o meno, poi insomma ci saranno delle eccezioni probabilmente che non conosco, un canale visivo in movimento, quindi un canale dove poter caricare video, dove poter fare dirette video, dove poter archiviare i video, gli stessi video da YouTube, che è un archivio fondamentalmente infinito, che non vi dà problemi di peso, li potete linkare sul sito web senza nessun tipo di problematica tecnologica. Per un'attività sportiva lo trovo abbastanza scontato. Poi c'è Facebook e Instagram, sono due canali di diversa natura, di diverso utilizzo, possono essere utilizzati anche assieme contemporaneamente e consentono anche degli automatismi, cioè si pubblica su uno, si autopubblica sull'altro. Questo ovviamente non vuol dire che le notizie che scrivo su uno vanno bene per l'altro, perché come dire, sono macchine diverse e hanno bisogno di alimentazione diversa. Su Facebook troviamo un pubblico ampio, troviamo i giovani, non i giovanissimi, o perlomeno con delle statistiche molto basse, ma troviamo anche i meno giovani, parecchi meno giovani, quindi è veramente ampia la forchetta di pubblico che posso incontrare su questo social network. Instagram su Facebook c'è ampiezza anche di classificazione del messaggio, posso scrivere tanto, posso mettere animazioni, posso mettere immagini in movimento, quindi video. Quindi premia il contenuto ovviamente originale, ma lo premia in toto, quindi che sia testo, che sia immagine statica o video. Non premia se prendete il contenuto di un altro e lo ripostate senza impegnarvi nel inserire un vostro contenuto. Però premia il contenuto originale, scadenziato, ben scritto, ben organizzato. Instagram, tutt'altra famiglia, premia l'immagine. L'immagine ben fatta, con un testo molto, molto risicato, perché il valore di questo social è l'immagine. Quindi, così, detta in maniera banale, se avete un centro sportivo dove gli effetti coreografici sono molto, come dire, accattivanti, è ovvio che Instagram è un buon social da poter utilizzare. Facebook è un social dove si possono creare dei racconti, delle storie, delle cose un po' più, come dire, articolate. Facebook ha una fruizione più lenta, Instagram ha una fruizione più veloce, più istantanea. Entrambi, mentre YouTube permette il commento, quindi il commento e la risposta del commento, sia Facebook che Instagram permettono l'interazione con una messaggistica anche privata tra voi e i vostri e chi vi segue. Poi ci sono le statistiche, che probabilmente è la cosa più interessante di tutto quello che vi ho detto fino adesso, cioè tutto quello che voi fate online può essere verificato, controllato, studiato, e potete trarne
informazioni per capire se quello che state facendo lo state facendo bene, oppure trarne delle informazioni che possono esservi utili per capire qual è veramente il vostro target. Ad esempio, vi leggo intanto la descrizione così giusto ci rimane, il sito web e i social media consentono il monitoraggio, questa è la parola corretta, dell'andamento dell'interesse, in questo caso della vostra attività, perché voi state comunicando questo in questo momento, nei diversi momenti attraverso le statistiche. Vediamo come. È uno strumento molto spesso utilizzato per monitorare insights, vuol dire proprio il termine tecnico che indica l'insieme delle tabelle, dei grafici che vi indicano le statistiche. Ci sono degli strumenti, ve ne indico uno che è gratuito, che è Google Analytics. Voi fate se avete il Gmail, tra i mille servizi che vi offre Google, ce n'è uno all'interno del vostro account che si chiama Google Analytics e potete collegarlo al vostro sito web. E lui vi restituisce una panoramica, che dopo vi illustro con qualche esempio, di statistiche su chi viene a vedere il vostro sito. Voi avete un sito di una scuola di danza e voi vi arriva una statistica che vi seguono ragazze dai 17 ai 20 anni, tantissime. È un dato fantastico, no? Potete indirizzare un certo tipo di comunicazione per quell'età lì, per quello specifico target, che non sono le ragazze dai 20 ai 25, che non sono le ragazze dai 10 ai 12. E quindi è un'informazione che, se voi attaccate un manifesto per strada che pubblicizza la vostra bellissima scuola di danza, non avrete mai. Questo è un esempio delle tabelle che vi restituisce Google. Ingrandisco un po' e vi faccio vedere, no? Dice, cosa sta dicendo questa tabella? Dice che ci sono 21.562 persone, qui ho fatto tutto l'anno, in quest'anno che ci hanno visitato, una marea di persone. Di queste 21.000 sono tutte nuove. Hanno operato 37.000 sessioni, cioè vuol dire che sono state dentro al sito web e hanno fatto un determinato numero di operazioni, che sono queste qua. Sono state tanto dentro, vedete questo dato che vi sto sottolineando, sono state una media di 3 minuti e mezzo. 3 minuti e mezzo su web è un'era geologica, vuol dire che avete messo dei contenuti talmente interessanti che sono stati lì a leggerli. Okay? Quindi vuol dire che quello che avete scritto lo avete scritto bene. E che è un buon sito che attrae l'attenzione. Questo è un esempio. All'interno sempre di queste tabelle potete trovare, ad esempio, se la cosa vi interessa, le lingue. Gran parte di quelli che si sono collegati erano inglesi, poi questo era un sito X, quindi non ha senso, però potete capire se magari tutti parlano italiano o magari avete necessità di tradurre il sito in altre lingue. Quello che abbiamo appena visto, o ad esempio un'altra statistica, se avete il canale Facebook, vi dice quante persone sono arrivate sul vostro sito tramite Facebook, quindi l'efficacia del lavoro che fate su Facebook si riflette anche sul vostro sito web. Questo torna sul discorso che ho fatto prima, il Facebook va bene, è un certo tipo di comunicazione, ma la comunicazione ufficiale, istituzionale, chiamiamola così, è sul vostro sito web. Una persona, per capire quanto seri siete, quanta verità c'è in quello che scrivete sui social, poi va a cadere sul sito web, va a vedere il vostro sito web e ti dice tutto. Ti dice quante volte le pagine le ha viste, quanto tempo ha passato sulle pagine. E ci sono altri esempi, insomma, questo qua è quello che vi ho appena fatto vedere. C'è la questione delle lingue. E questo magari molto più interessante, ecco qua, un altro dato interessantissimo, è capire da dove lo stanno guardando. Chi guarda da desktop magari lo guarda dall'ufficio, o una persona un po' più, tra virgolette, agée, che non usa gli smartphone. Se avete tante visite da mobile, probabilmente avete un pubblico molto giovane, idem per i tablet.
E questo è quello di cui vi ho appena detto. Questo, ad esempio, è per farvi vedere che si può andare proprio nello specifico, si può andare nel singolo paese, nella singola città, è uno strumento veramente eccezionale. Le prime volte magari può sembrarvi ostico, ma vi garantisco che vi dà talmente tante informazioni. Poi, una volta trovata la vostra strada dentro, andrete a vedere sempre l'informazione che vi interessa, ad esempio l'età di chi visita il vostro sito web, piuttosto che la lingua, piuttosto che quanto tempo passa. E una volta che trovate l'informazione di cui avete necessità, andrete a guardare sempre quello, lo potete fare una volta al mese, insomma. Poi potete mettere anche la possibilità di ricevere in automatico sulla vostra mail il dato che vi interessa e Google ve lo manda. E in ultimo, l'app. Una volta fare un'app, le app sono, insomma, sapete tutti quelle che si scaricano sul cellulare da iOS piuttosto che da Android. L'app è come avere un segnalibro in tasca, sempre. È un promemoria del centro. Mi è capitato tantissimo per attività sportive proprio che mi chiedessero di realizzare delle app. Semplicemente per mandare delle comunicazioni dirette sull'orario dei corsi, su informazioni basiche, però avere l'iconcina col nome del centro che io frequento sul proprio cellulare, è un, come dire, è un ricordo continuo e quindi una relazione in diretta tra voi e i vostri atleti. Adesso si realizzano app anche online a pochissimi euro. Ed è una cosa che secondo me, soprattutto per centri sportivi che magari hanno tanti orari, tante possibilità, insomma, di frequentare, secondo me è uno strumento molto utile. Tutto questo ovviamente crea una community. Community è un termine abusatissimo, si parla di community online, però fondamentalmente la community online poi si trasferisce nella realtà, soprattutto nel vostro caso. Quindi se riuscite a creare una community online è molto facile poi trasferirla nella vita vera, e quindi nelle vostre palestre, nei vostri centri. Allora, potevo tirar fuori esempi eclatanti, ma non servono nessuno gli esempi eclatanti, quindi vi faccio vedere una cosa molto molto semplice di una scuola di pallavolo che ha deciso di curare la propria comunicazione. In realtà fa praticamente tutto da solo, quindi questo per dimostrarvi che magari non avete neanche bisogno di un professionista, però per farvi capire che cosa vuol dire avere un'immagine, un brand sempre a posto, sempre coordinato. Ci sono dei piccoli errori ovviamente, perché nel momento in cui non sono dei professionisti a farlo, capita, però io lo trovo un esempio. Come dire, interessante. È una scuola di pallavolo, una squadra di pallavolo che ha deciso di raccontarsi tramite un marchio e dei colori sociali che sono il giallo e questo azzurrino. Il marchio è una rondinella. Le atlete di questa squadra di pallavolo vengono chiamate le rondinelle, quindi questo è brand proprio, puro nudo e crudo. Il marchio lo applicano in maniera ordinata all'interno del sito web, un sito web pulito, preciso, il marchio è sempre nella stessa posizione. Hanno disegnato tutti gli elementi all'interno del sito web che richiamano i colori del marchio, quindi tutta l'iconografia richiama sempre quei colori lì. L'unico colore che vedete che non richiama il marchio, ovviamente, sono ad esempio i marchi esterni, quindi come nel caso di questa partita. Questo è, ve la ingrandisco un attimo, è la loro pagina Facebook, quindi c'è il marchio nella sua piena leggibilità, e vi metto anche questa immagine qua, che è una foto di gruppo. Vedete cosa, questi qua se li sono fatti da solo, però belli, brutti, potete dire quello che volete, però sono precisi, sono ordinati, richiamano il brand. E non c'è nessun tipo di, come dire, errore da un punto di vista della leggibilità del brand. Questa è la loro pagina Instagram. Anche qui vedete tutto coordinato. Ecco, mi soffermo anche su questa foto qua. Si possono
fare anche cose interessanti. Fare un brand è divertente, non è solo un lavoro per portarsi, come dire, più atleti nel centro. È anche divertente, è un orgoglio, deve diventare una cosa piacevole. Vedete le gradinate, sono state dipinte con i colori della società. Questa è la pagina YouTube, anche lì vedete il marchio. Sembra una cosa noiosa, eh? Marchio sempre lì, sempre a posto. Per voi che lo fate tutti i giorni, ma per chi arriva per la prima volta, vedere una cosa precisa e ordinata è un ordine mentale che aiuta, aiuta sempre. Questa qua, ad esempio, è la pagina che Google in automatico ti crea e se hai fatto un marchio fatto bene, ti mette un marchio fatto bene. Se hai fatto un marchio fatto poco bene, ti metterà uno sgorbietto lì che non si capisce niente. Invece loro hanno fatto un lavoro discreto. Questa qua è l'iconografia che avete visto prima. Questa qua è la fotografia che vi ho ingrandito prima, anche lì. Anche se non c'è il marchio, rivedete immediatamente l'immagine e sapete di essere a casa di quella società lì. Bene, vi riepilogo con queste conclusioni il messaggio che volevo trasmettervi. Ovviamente in questa situazione bisogna fare di necessità virtù e quindi bisogna adattarsi, bisogna rendersi consapevoli della propria immagine e capire cosa posso fare, cosa potete fare per migliorare quello che siete in questo momento e approfittare di questo momento di staticità per mettere in campo energie diverse che solitamente non siete, come dire, non avete il tempo magari o comunque non è la vostra forma mentis. E le tre fasi del buon marketing che vi racconto adesso e le novità. Allora, l'adattamento è l'adattamento del brand alle necessità dei tempi presenti e futuri, quindi adesso è un momento di staticità e cerco di fare qualcosa per un futuro prossimo che è domani mattina. La consapevolezza ovviamente è capire, analizzare attentamente che cosa sto facendo, quali sono gli errori, quali sono le opportunità. Le opportunità sono una cosa fondamentale. Questo cambiamento post-isolamento è un'opportunità per iniziare a pianificare la comunicazione, nuovi valori, temi e messaggi. È la crisi, no? Banale, detto da tutti, la crisi è opportunità. Questa è una crisi che vi determina un'opportunità per parlare a chi già conoscete, parlare in modo diverso, parlare di temi diversi e magari questo nuovo modo di parlare, questi nuovi temi vi porterà anche a nuove persone. E quindi le tre fasi del buon marketing post-lockdown, le ho chiamate così, sono l'ascolto e il monitoraggio, quindi ascoltare cosa viene da fuori e monitorare tutti i vostri canali di comunicazione, la comprensione e come dire, l'aggancio tematico con la propria attività sportiva, quindi ascolto, monitoro e comprendo, e poi l'output, cioè buttare fuori, comunicare con format e linguaggi di comunicazione ragionati, organizzati, segmentati uguale, con dei piani. Bisogna avere dei piani, esattamente come avete dei piani nelle vostre attività sportive, sapete che dovete fare lo stretching, il riscaldamento, in comunicazione è uguale, la stessa cosa, dovete avere dei piani. Riassumo velocemente cosa bisogna fare per comunicare bene. Allora, sicuramente rinnovare il proprio brand con la brand identity, l'equity, il marchio, la corporate image, cioè utilizzarlo bene affinché sia coerente e coordinato in ogni canale comunicativo. Identificare un target, capire o più target, ma determinarli, non potete sparare, non avete nessuno di noi ce le ha, solo le società calcistiche in questo momento hanno le possibilità di comunicare a tutti, a qualunque settore, e anche loro hanno i target, devo dire. Quindi identificare i target, segmentarli quanto più possibile.
comunicare attraverso nuove campagne di comunicazione digitale, come vi ho suggerito. Io vi ho parlato nello specifico dei social network, che credo che siano le cose più appetibili in questo momento e più utilizzabili con poco sforzo. Potevo parlarvi di campagne pubblicitarie web piuttosto che di DEM, di newsletter, ma secondo me è un passo successivo. Se già fate la prima parte potete ottenere degli ottimi risultati, e per ottenere alla fine una nuova community digitale. Quindi in sostanza questo modo di approcciare la comunicazione, questo modo per pianificare un nuovo approccio, vi permette di innovarvi a 360 gradi. In digitale, online, potete comunicare a chiunque, in qualunque momento e quando volete. So che vi ho riempito di paroloni inglesi, giusto per fare la lezione precisa fino in fondo. Il brand è la relazione emotiva e psicologica che si ha col vostro utente. Quando vi parlano di brand, è tutta una serie di valori che non sono solo il marchio. L'awareness che cos'è? È il grado di conoscenza. Quanto è riconosciuto il marchio che voi rappresentate attraverso la vostra società? L'equity è il valore. Quanto vale il mio marchio? Chiedetevela questa cosa, è una cosa importantissima. La brand identity è l'insieme degli elementi con cui il mio brand viene riconosciuto, quindi i valori visivi, i valori concettuali, i valori testuali. E il branding ovviamente sono tutte le attività che fanno vivere il brand. Questa ve l'ho messa più che altro nel momento in cui vi viene data la presentazione, così avete uno schema molto preciso. La community, lo dice il termine stesso, sono un insieme di persone che avete creato, che avete raggruppato attraverso le vostre attività di comunicazione, in questo caso digitali. La corporate image sono tutte le attività per mantenere inalterato l'utilizzo del marchio, cioè sono tutti quei passaggi che vanno fatti ordinati e coordinati per fare in modo che il marchio sia sempre uguale. L'experience è l'esperienza che i vostri utenti, i vostri atleti, qui li chiamo clienti in generale, hanno in relazione con il vostro brand. Gli stakeholder esterni o interni sono i vostri utenti, quelli che avete e quelli che potreste avere. Il marchio è la parte visiva del brand, la mission è la missione, e il piano editoriale è lo strumento con cui dovete organizzare la vostra attività. I valori condivisi sono quelli che dovreste già sapere anche senza di me. Grazie, e adesso sono qui per voi per le vostre domande. Grazie Giuseppe. Allora, innanzitutto volevo sottolineare che abbiamo inserito spesso e volentieri nello sport, la comunicazione nello sport dilettantistico, perché ovviamente le grandi squadre di calcio non lasciano queste occasioni al caso. Nello sport dilettantistico spesso e volentieri purtroppo la comunicazione è sempre sottovalutata. Quindi abbiamo voluto inserire questa lezione dedicata ai dirigenti e ai tecnici, proprio per valorizzare questo aspetto che sarà molto importante soprattutto nella ripresa, perché teniamo presente, dopo il primo lockdown, una previsione che effettivamente feci io a suo tempo per battuta con gli amici, però alla fine è venuta fuori anche da canali più importanti, con una credibilità maggiore di me, che ci sarebbero stati tantissimi divorzi e quindi gli avvocati dovevano tenersi pronti per i divorzi. Adesso, dopo tutto questo stop nello sport, io vorrei farvi questa previsione: ci sarà sicuramente tanta gente che, siccome è stata costretta a non fare sport, avrà tanta voglia di fare sport, e quindi se avrà occasione di trovarvi attraverso la comunicazione, magari troverà voi invece che un altro, e quindi acquisterete probabilmente anche più facilmente clienti. Giuseppe, tu cosa ne pensi?
Allora, come ho detto, non è improvvisata per quanto, come dire, approcciare, è una domanda ampissima questa qua, sembra un'altra lezione. Allora, approcciare alla comunicazione sembra una cosa, come dire, che possono fare tutti. Immagino che a me capita, professionale, io faccio questo lavoro faccio 20 anni quest'anno. E una delle cose che mi capita più spesso è: ma guarda, ho bisogno di questo perché il marchio me l'ha fatto mio nipote. Oppure, no, siccome mio cugino usa bene il computer, ti do il marchio, tu però magari fammi il sito web. Ecco, questo è un po' ma adesso, ovviamente è molto folcloristica questa cosa. Però sembra che non ci sia scienza dietro, e la parola scienza non la uso a caso. E vi ho fatto vedere le statistiche proprio perché le statistiche sono dei numeri, e i numeri non sbagliano. Quindi dirvi che ci sia la certezza, c'è la certezza se lo fate bene, ok? E ogni errore c'è sempre meno certezza. Però, a parte la perfezione che nessuno ha mai raggiunto, secondo me, organizzare bene la propria comunicazione, innanzitutto, vi rende un centro migliore, no? Sarete più contenti di tutto. Fa parte poi della vostra attività, cioè il marchio, il brand, è come un tatuaggio in faccia. E dovete farlo bene, ragazzi, perché sennò è un problema. È un problema perché le nuove generazioni badano a questo. Badano a questo. Certo, oddio, anche le generazioni un po' meno nuove dal momento che Certo, perché imparano, perché seguono. è già da un po' di tempo in cui a volte l'apparire, no a volte, di fatto l'apparire è ancora più importante che l'essere. Ma la cosa che spesso facciamo con una comunicazione sbagliata è essere tanto e apparire poco, no? Daniela, Sì. scusate, magari prima che risponda alle domande, io volevo dire a Giuseppe, che noi come centro provinciale di Pordenone usiamo un po' questo sistema. Le faccio un esempio. Questa mattina, sono venute due persone in ufficio che vogliono aprire un'attività sportiva, una società di nuoto. E allora, dopo avergli spiegato tutto, tutte le cose, gli ho chiesto: ma che intenzioni avete di dare il nome all'associazione? E questi mi hanno detto: ma ancora non abbiamo deciso. Allora io gli ho detto: guardate, vi consiglio, se il nome Associazione Sportiva Dilettantistica, non so, nuova, e poi mettete Libertas, perché il brand Libertas Certo, sì, è capisco una molto bene. cosa e che tanti non lo capiscono. Perché con questo nome, con questa storia che ha la Libertas, e poi è conosciuta da tutti. E quindi tante volte che io concilio questo, poi non mettono il nome Libertas. Per esempio, qua da noi, nella nostra regione, una società Libertas che va da un'istituzione in un comune, la provincia, la regione si presenta, noi siamo una società Libertas, già è un qualcosa in più perché c'è la serietà, c'è la storia. Ecco, Certo, ci sono tutti i valori. io punto tanto appunto sulla storia, sui valori. Ecco, e la Daniela lo sa perché io e lei lavoriamo insieme, facciamo tante cose. E vediamo anche tutti i particolari, soprattutto e sulle cose. Sì. Ecco, poi chiudo. Effettivamente No, Giuseppe, cerchiamo. cosa ne pensi? No, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Cioè, Libertas è proprio un esempio di brand già strutturato, già consolidato. E quindi, secondo me, come dire, affiancarsi a un brand, portarsi allo stesso livello, assumere il nome Libertas, ti porta immediatamente alla riconoscibilità a tutti quei valori che hai emanato, esattamente tutto quello che ho detto prima. E, insomma, poi storicamente lo so, lo conosco, conosco il lavoro che è stato fatto
che è stato fatto negli anni. Quindi come è stato costruito il brand Libertas è esattamente quello che ho spiegato in tutte queste slide. Beh, si prova perlomeno a dare onore alla storia alla gloriosa storia della Libertas. Allora, adesso la prima domanda riguarda proprio l'ultima parte della presentazione, perché dice infatti come possiamo misurare l'efficienza del nostro brand. Allora sì, l'ho letta. Allora, c'è... la trovate in inglese, ma è facile da tradurre. C'è uno schema che si chiama analisi SWOT, scritto, faccio lo spelling, S di Savona, W, O di Otranto, T di Torino, che è un acronimo di quattro parole inglesi. Che cos'è? Praticamente uno schema dove vi chiede di compilare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce del vostro marchio. È uno schemino semplicissimo che compilate in meno di 10 minuti e con quello schema capite esattamente a che livello siete e quanto è forte, debole, efficiente, non efficiente il vostro marchio, e il vostro brand e che opportunità avete per migliorarlo e per evolverlo. Questa insomma è una cosa, poi ci sono strumenti anche molto più evoluti, però secondo me questo qua è uno schemino che vi è utile, che potete fare anche subito stasera. Perfetto, poi giustamente il dubbio viene, le statistiche del nostro sito web, possiamo vederle solo noi? Proprietari oppure con Google Analytics oppure sono pubbliche? No, beh certo, allora le statistiche è un codice che Google vi dà che vi dice di inserirlo nel vostro sito che è collegato alla vostra email, quindi solo voi che avete accesso alla vostra email potete vederlo, potete decidere di dare l'accesso a qualcun altro, ma ovviamente è privatissima la cosa. Perfetto, a Giuseppe Rossi rispondo io. Il materiale della lezione, Giuseppe, come tutte le volte, vi manderò sia le slide, come ho già detto all'inizio, oltre alle slide potrete rivedere questo video tutte le volte che volete sul canale YouTube, quindi potete stare tranquilli da questo punto di vista. Laura Settimi ti ringrazia, ti ha spiegato tutto molto precisamente. Gaetano Pisano ha avuto un infortunio durante la settimana e non si è sentito bene, quindi ci saluta. Poi Dario Cerruto, la pubblicità, il marketing o promozioni, in quale periodo dell'anno è consigliabile farla? E qua anche si apre un mondo. Sì, certo. No, infatti è una domanda ampissima, però quello che mi viene da dire è per le attività sportive bisogna anticipare, è un po' come la scuola, si cominciano a vendere gli zaini a metà agosto, no? Per l'inizio della scuola a settembre, quindi mi viene da dire se c'è un rinizio dell'attività a settembre, in estate bisogna già cominciare come dire, a martellare, insomma, a comunicare e via dicendo. Cioè, però questo è un metodo di pensiero, secondo me, anche un po' che non vale più adesso, nel senso che adesso con il digitale bisogna comunicare sempre. Sì, magari ci saranno dei periodi, delle vacanze, eccetera, dove si diminuisce l'attenzione, però bisogna comunicare sempre, non si può pensare di, ok, adesso, boh, siccome c'è l'estate, chiudo baracca e ci vediamo a settembre. Bisogna avere una continuità, ci deve essere un ritmo. Ecco, la parola giusta che forse è anche più consona al tema e ci vuole ritmo nella cosa. E quindi adesso, tra l'altro, c'è la possibilità di avere un ritmo anche senza un lavoro costante. Cioè, posso fare tutto il lavoro adesso e programmarlo per i prossimi 2 mesi e quindi la comunicazione va in automatico. Però E anche perché poi si rischia di far dimenticare il proprio nome, cioè sia ma nelle no, organizzazioni che nelle persone. esatto, non solo, cioè, nel senso, l'utente rischia di dimenticarsene, ma poi se ne dimentica anche il motore di ricerca. E poi
cioè i benefici acquisiti online non sono, appunto, non sono acquisiti ad eternum, quindi vanno sempre e comunque aggiornati e rinfrescati. Gli hashtag su post Instagram o Facebook allargano la platea? Sì, certo, ma sono due hashtag, sono due modalità diverse, e allargano la platea, vanno trovati e scritti gli hashtag giusti. Tante volte si pensa di mettere degli hashtag con delle parole super generiche, ma bisogna trovare quelli giusti a seconda delle attività che fate, però sì, sono una cosa utilissima. Chiaramente una curiosità mia, magari possiamo, visto che abbiamo ancora qualche minuto, certo, e possiamo abusare della tua pazienza e della tua disponibilità, qualche consiglio, perché ci sono tanti tipi di sport, certo, quindi per quanto riguarda, secondo te, ci sono dei colori preferibili a seconda del tipo di sport? Non solo del tipo di sport, a seconda della sensibilità con cui ci si approccia a un determinato tipo di sport e la sensibilità con la quale si vuol far apparire il proprio centro. Ci sono dei colori, il rosso è il colore che proprio da un punto di vista fisico colpisce per primo la retina. Se tu metti una tavolozza di colori, di tanti colori, il rosso è quello che ti arriva prima. Le onde che arrivano dal rosso sono quelle che ti colpiscono prima, quindi è un colore piuttosto violento, no? Tutti i semafori, la segnaletica, il pericolo è rappresentato dal rosso. Quindi rappresentare una società o col colore rosso o anche col colore rosso vuol dire che si ha un certo tipo di aggressività, insomma, ci vuole apparire in un certo modo, piuttosto che se vogliamo invece essere un po' più, come dire, un po' più tranquilli, un po' più apparire un po' più accondiscendenti, un po' più sereni, ci sono altri colori, c'è l'azzurro, c'è il verde. Insomma, le cromie dipendono e da come siamo noi e quindi cosa vogliamo attrarre. Ci sono trattati sul colore, non, così come sulla scrittura tipografica, insomma, sono proprio mestieri specifici, quindi che hanno dei risvolti proprio molto precisi, insomma, molto significativi. Sì, poi sempre Dario, sito social, video, volantini o manifesti, in che percentuale incide sulle iscrizioni o richiesta di informazioni? Ogni singolo metodo? Allora, se devi buttare i soldi, cioè sui volantini, i manifesti, allora se io avessi una società farei i manifesti per avere un richiamo istituzionale nella mia città. Il manifesto ha probabilmente non richiamerà neppure un atleta nel tuo centro, probabilmente, però ha un richiamo istituzionale, cioè la società che può permettersi di affiggere un manifesto ben fatto, con una bella foto, con un bel marchio, sulle strade di una città, è una società che dimostra di essere preparata, di avere un'immagine corretta, di avere un'immagine raccontabile in un certo modo. E quindi si può fare comunicazione anche per orgoglio, per raccontare un certo tipo di status. Quindi investo dei soldi, non ho nessun ritorno di tipo economico, ho un ritorno di tipo istituzionale. E parlo dei manifesti. Sui volantini non mi hanno mai convinto tantissimo, nel senso che è una modalità che è stata strabusata, sono rimasti i supermercati che continuano a intasarci, ma è una cosa che secondo me non so quanto si faccia ancora. Sul sito, come dicevo, ci sono strumenti anche per non spendere niente. Sui social investirei. Poi non capisco cosa vuol dire incentivare il passaparola, nel senso che il passaparola si incentiva se faccio bene quelle attività di cui sopra. Poi altro tipo di passaparola
dipende da quanto bravi poi siete nell'attività, immagino che siete tutti bravissimi, quindi io lo do per scontato che un certo tipo di passaparola avvenga naturalmente. Per quello che è il mio mestiere posso dirvi che un certo tipo di passaparola che non dipende dall'attività sportiva che fate può essere dato da un certo modo di comunicare fatto in un modo corretto. Non so se ho risposto alla domanda, cerco di dare delle informazioni e dei pareri, ecco. Però insomma, se c'è altro ditemi. Sì, è chiarissimo, anche perché non penso che esista, che nessuno possa dire con certezza qual è la percentuale che possono portare i volantini, qual è la percentuale che possono portare. Cioè, A questo livello no, a questo ecco. livello no. Ad altri livelli ci sono delle statistiche, insomma, su comunicazione televisiva ci sono delle statistiche che non sono scientifiche, però sai che se investi tot mila euro su quella fascia oraria, più o meno hai un ritorno del 3,2%, così per dirvi una cosa. Su delle cose così mirate, piccole, come il volantino, molto complesso. Sì, non ci credo molto, insomma, io ho il mio modo di fare e vi ho trasmesso un modo che credo che vi sia utile. Su altri metodi si possono aprire delle discussioni. Sì, infatti, vale la pena, soprattutto in questi, secondo te, soprattutto in questi periodi in cui di sport non se ne fa più di tanto, tipo seguire una linea, seguire una storia, cioè raccontare una storia, scegliere un tema e seguire quel tema per raccontare una storia che magari in quel momento, in questo momento di allora. Certo, è una delle cose che nelle slide ho accennato, cioè in questo momento di staticità, al di là voi rappresentanti, dirigenti dei centri, di comunicare, insomma, di ristrutturare la vostra immagine, cioè fate lavorare altri tipi di muscoli, no? Quindi raccontare delle storie, le storie del vostro centro, dei vostri sport, delle vostre attività, il perché si fanno delle cose, il perché se ne fanno delle altre, l'alimentazione, cioè ci sono miliardi di cose secondo me da un punto di vista e io la trovo culturale che potete trasmettere per mantenere un legame con i vostri atleti che in questo momento appunto non possono frequentare le palestre. Quindi, ed è una cosa che vi rimane anche dopo, questa è la cosa interessante. Cioè, non è che dopo, nel momento in cui riaprite, la perdete, cioè, secondo me, le dovete portare avanti assieme, perché diventa un valore aggiunto dopo. Non siete più solo un centro sportivo, siete un centro sportivo con intelligenza, secondo me. Già, a volte oltre ai muscoli c'è anche la testa. Leggi tu? Cosa sto leggendo? Allora, molti centri, lo leggo per gli altri, si sono adoperati in questo periodo a dare il servizio allenati a casa, mettendo a disposizione un trainer online. Potrebbe essere controproducente alla riapertura dei centri? Come si potrebbe gestire una campagna di rientro? Dario, puoi fare tutte le domande che vuoi, eh? Ci fa piacere. No, vabbè, allora parto dall'ultima, una campagna di rientro, cioè se voi fate quello che state, che io questa presentazione l'ho costruita pensando, ripeto, in maniera generale a quello che avrei incontrato stasera, quindi in realtà quello che vi ho presentato è quello che io farei per arrivare a un rientro, okay? Quindi farei esattamente questo, quello che vi ho detto. Non avete bisogno di fare una campagna di rientro perché se voi fate questo è come se non aveste mai chiuso. Okay? Leggo dopo quello. Il servizio dell'allenamento a casa è un
un valore, cioè si è riuscito a fare delle cose, insomma, di società che hanno fatto delle cose all'aperto, insomma, che hanno cercato di adoperare, è un modo, chi riesce, io credo che non tutti siano riusciti a fare questo e non credo neanche sia controproducente assolutamente, è un modo di tenere un legame, di darsi da fare, di dimostrare una certa vicinanza. Quindi io credo che lavorare sul proprio brand, il legame con l'atleta, sia già un modo molto efficace per essere pronti a un rientro. Ovviamente poi si possono fare anche delle campagne ad hoc, e lì bisogna scendere un po' nel dettaglio, capire chi, cosa, come, cosa si è fatto fino adesso e capire che cosa vuol dire il rientro. Perché se io mi preparo a un rientro, vuol dire comunque che c'è stato uno stop di un certo tipo comunicativo anche. Allora, Claudio Tedesco, IES, la storia della società dalla sua istituzione ad oggi correlata, ad esempio forse, correlata da foto, quindi potremmo certo, sì, provare. Sì, raccontata, dei video, si possono, insomma, tante cose carine che possono creare un engagement, una sorta di relazione. E quindi sì, assolutamente. Poi bisogna trovare i modi giusti, delle pillole, dei video, delle interviste, tante cose, sì. Ad esempio, ora la butto lì, c'era un brand molto famoso di abbigliamento in realtà, che aveva come simbolo l'ape regina. Avrebbe eventualmente potuto tirar fuori, che ne so, ogni giorno sui social la frase di la regina dice, per dire una cosa del genere, e magari tirar fuori una citazione di, che ne so, Madonna oppure Beyoncé oppure chi lo sa. Sì, 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 sì. Cioè anche cose che non c'entrano, che non sono attaccate proprio a quello che facciamo, ma qualcosa che possa essere legato in altra maniera al nostro marchio e magari che comunque possa ricordare che ci siamo, insomma, che abbiamo un'identità, possa far ricordare chi siamo senza proprio dire noi siamo. Ok. Allora, Antonio. Tu che io sto vedendo là. Ok, Antonio Sania dice: il tema di stasera è molto interessante ma anche complesso. Una volta impostata una linea, un brand, credo sia importantissimo dare poi continuità nelle palestre o nei campi sportivi, ovviamente, anche la sostanza oltre l'apparenza. Quanto deve essere coinvolto il tecnico nella pianificazione di questo tipo di iniziativa? Interessante. Dipende chi è il tecnico, se il tecnico è anche il dirigente, cioè una persona che ha la capacità di vedere da lontano l'insieme delle attività, secondo me deve essere coinvolta. Quanto è una domanda a cui non so rispondere, perché non, però secondo me se deputate qualcuno che vi cura la vostra comunicazione, lui è un tecnico della comunicazione, quindi non è un tecnico della società, quindi deve avere sempre qualcuno che gli trasmette e comunica i contenuti della società sportiva. Quindi che sia il dirigente piuttosto che il tecnico sportivo, ma qualcuno deve essere un po' coinvolto, magari non eccessivamente. Allora, Luca Zomero, spero di aver letto bene l'accento. Sì, ho visto, però non riesco a capire dove. Nelle slide ne erano descritti solo 6. Allora, o ho scritto male 7 o mancava il settimo, ma quando vi giro le slide lo controllo e casomai integro. Adesso non riesco neanche a trovarla perché sono tante slide. Lo posso integrare. Per il marchio. Il marchio. Concept, naming, playoff, simbolo, tipografia, colori. Hai scritto 7 invece di 6. Ah, ok, sì, è un errore. Manca il 6 sostanzialmente. No, hai scritto... Ok, va bene, ho capito. Ok, quindi sì, abbiamo... Ve lo correggo e insomma... L'errore chi fa può sbagliare. Ah, vedi, sì, Angela Longo sottolinea che eravate attenti. Questa cosa ci fa piacere perché
Sì, perché vuol dire che abbiamo colto nel segno anche questa sera. Bene. Se non ci sono do più domande, oppure perché io fosse per me, continuerei a intervistare, cioè a intervistare, a fare domande a Giuseppe per ore, tutta la notte anche. Anzi, gli avevo proposto di seguirlo After. prevalso, ma ha deciso, preferito di no, non so per quale motivo. Tipo per un mese gli ho detto se per favore potevo seguirlo per un mese di seguito, ha detto no, che aveva pure una sua vita, chissà come mai, insomma, però eccoci qua. Quindi se non ci sono più domande io la chiuderei qui. Il Va bene. materiale vi Allora, domani ve lo mando. arriverà tramite, ve lo manderò tramite email. E la raccomandazione che vi faccio è approfittate di questo periodo di sport, proprio di stop, proprio per magari anche rinnovare un brand che nel tempo si è potuto logorare o che non vi rappresenta più o che non vi rappresenta abbastanza. Quindi a questo punto vi ringrazio ancora una volta, ringrazio Giuseppe per la sua chiarezza e la sua disponibilità. Ringrazio Ivo Neri che mi ha affiancato anche in questa avventura nell'organizzazione di questo corso e ovviamente vorrei che ci salutasse il nostro presidente regionale Lorenzo Cella, che anche stasera è qui con noi e vorrei che chiudesse lui questo corso. Sì, lo faccio volentieri anche perché ho voluto seguire da vicino tutte le serate per vedere se quello che avevamo programmato fosse stato efficace e soprattutto efficiente nella misura in cui abbiamo programmato fin dall'inizio. Io mi permetto di dire che quella continuità che si diceva prima l'abbiamo avuta come Libertas, come centro regionale, ma anche con la collaborazione di tutti i centri provinciali. Se vi ricordate all'inizio vi ho detto che avevamo iniziato il nostro percorso ancora diversi mesi fa, in maniera di essere vicini prima i tecnici, poi i dirigenti e poi anche i genitori. Abbiamo anche così rivisto quella che era l'attività che svolgevano i nostri responsabili di settore. Abbiamo anche visto che non potendo fare attività, li abbiamo riavvicinati per prepararli alla futura attività. Ecco che da lì è nato appunto questo corso di queste 4 serate, che se avete ben notato, si è iniziato con la comunicazione efficace e si è concluso con la qualità e come si deve comunicare. Perché abbiamo fatto questo? Tenendo presente anche che però nel mezzo di queste 2 serate, il principio e la fine, ci sono state 2 serate intermedie, in cui abbiamo parlato di quei principi e di quei valori culturali della Libertas e dello sport in generale, ma anche un motivo che forse è stata una scoperta per qualcuno, l'approccio di come ci si confronta con la dirigenza scolastica. E lì abbiamo avuto degli insegnamenti molto molto precisi per appunto avvicinare il mondo dello sport, in questo caso la Libertas, al mondo della scuola. E abbiamo avuto 2 presidi molto bravi che ci hanno insegnato come entrare. Ecco che allora io direi che abbiamo compiuto la missione, se mi permettete di dire. Ne abbiamo fatte tante di serate come questa. Abbiamo iniziato da lontano e siamo arrivati a questa sera. Io mi auguro e sono convinto che, come dico sempre, è rimasto qualcosa perché la curiosità e la voglia di esserci l'avete dimostrata e quindi sicuramente siete venuti con la voglia di imparare, con la curiosità di vedere, di sentire e di apprendere. Ecco, avete sentito anche che sarete, tra virgolette, ristorati con l'attestazione che vi verrà rilasciata e qui devo ringraziare anch'io. Naturalmente non con la prassi, diciamo, di tutti i giorni, ma un ringraziamento sincero anche al Centro Nazionale che ha accettato questa nostra proposta, perché il riconoscimento è del Centro Nazionale, a chi l'ha ideata, e qua ringrazio i presidenti provinciali e anche la Giunta regionale, che assieme abbiamo fatto squadra. Poi anch'io mi associo a quello che è stato detto,
ci siamo appoggiati come centro regionale, centro servizi regionali, alla scuola di formazione territoriale di Pordenone, di cui il presidente Ivo Neri. Naturalmente l'avete sentito tutte le sere, penso che abbiate anche capito che è stato un elogio, devo riservarlo anche a Daniela, che ha un po' così condotto tutte le serate. Sono convinto che anche lei ha imparato qualcosa, perché di solito quando ci si impegna sul campo si va a casa sempre arricchiti, tutti, dal primo all'ultimo. Però permettetemi che concluda con un augurio. Mi sono confrontato più di qualche volta, e lo avete fatto anche voi, con l'amico Edoardo Muzzin. Stasera non l'abbiamo sentito perché ogni sera lo si sentiva, perché è stato un po' anche lui il promotore, come tutti, io dico, perché ognuno abbiamo fatto la nostra parte. Perché mi permetto di ringraziarlo? Perché doveva essere presente, però è su un letto di ospedale che mi pare oggi abbia avuto un intervento, quindi oltre al ringraziamento le faccio anche gli auguri di una pronta guarigione. Mi permetto di dire anche a nome di tutti. A voi l'elogio, naturalmente, a tutti i partecipanti, e un grazie di cuore anche agli amici relatori. L'ho fatto l'altra sera per gli altri, stasera in modo particolare al dottor Giuseppe Orsi, che è stato molto molto preciso, molto esauriente e molto professionale. E naturalmente grazie a tutti, e io mi permetto di dire non un addio ma un arrivederci, sperando di parlare di sport e non di preparazione, di come si affronterà lo sport un domani. Grazie a tutti. Grazie Lorenzo, arrivano già apprezzamenti da tutta Italia, abbiamo questa fortuna, e quindi per l'ultima volta, perlomeno per questo ciclo di lezioni, vi saluto e vi auguro una buonanotte a tutti. Ciao. Ciao. Buona.